Bene, siamo in diretta e devo dire la verità che la cosa che non funziona molto rispetto a tutto quanto il sistema di Facebook e di social è che io le dirette su questi social non riesco a farle in tempi contemporanei. Questa mattina ho fatto la zuppa, la trovate sul sito nicolaporro.it e poi dopo ve la caricherò anche qua su Instagram. Qual è il motivo per il quale sto facendo ora questa diretta? Intanto vedo un sacco di voi. Però è formale. Vabbè, potete fare dei badge, qua ci dicono potete mettere dei badge di reazioni ed è la nuova, come possiamo dire, la nuova moda di finanziamento dei creators. Ciao Damiano, ciao Romolo, ciao Lorenzo. Allora, perché sto cercando di fare questa diretta su Instagram oggi diversa rispetto alla normalità? Ogni tanto vorrò farne qua sopra. Perché devo dire la verità che mi ha molto stupito, tranne che per il quotidiano Il Tempo e Francesco Storace di oggi, e la vicenda dei poliziotti. E a me questa cosa qua della vicenda dei poliziotti mi ha piuttosto stupito. Perché dite ti sei stupito di una cosa di questo tipo? Perché è molto semplice. Avete visto sui miei siti, come su tutti gli altri siti, che cosa è successo a Roma, in cui c'è un ganese che girava con un coltellaccio alla stazione Termini. Chi è questo? Ciao Andrea e ciao Elio Russ, intanto che hanno messo due badge, eccolo qua, Elio Russ ha acquistato il primo badge e poi c'è e vi ringrazio della vostra attenzione. Però qual è il punto fondamentale di cui volevo parlare? È che questi signori hanno abbiamo semplicemente visto quello che stava avvenendo a Roma, in cui tutti riprendevano questo ganese fuori di testa che stava in giro con il coltellaccio e stava cercando evidentemente di far del male a qualcuno. Io non è che giro con un coltellaccio, voglio dire, non siamo forse negli Stati Uniti, in cui quei delinquenti prendono uno e lo sbattono, gli sparano senza che quello possa neanche fiatare o alzare le mani. Chiunque di noi abbia fatto, e io l'ho fatta la patente in America, sa perfettamente che non può aprire o può scendere dalla macchina perché il poliziotto si allarma, così come non può aprire il cassettino per cercare il libretto, deve sempre chiedere permesso ai carabini, ai poliziotti, perché sennò là sono guai. Ma il punto fondamentale è un altro, cioè noi abbiamo indagato il poliziotto che ha sparato all'inguine al ganese che stava cercando di minacciare non soltanto i poliziotti ma la popolazione per la quale i poliziotti sono pagati, che devono difendere. Allora dobbiamo cercare un po' di ciao Carlo Petrania, dobbiamo cercare un po' di metterci d'accordo con noi stessi. Cioè la polizia ha le pistole per difendersi, ma anche per difendere noi dagli attacchi di possibili altri mostri. Beh, se uno sta con il coltello e il poliziotto non si può difendere, ma allora che cosa servono i poliziotti? Togliamogli le armi, togliamogli tutto, cioè diciamo ai poliziotti che loro devono stare lì e beccarsi i cazzotti. Io mi ricordo ancora una scena di pochi anni fa in cui c'erano dei ragazzacci che facevano casino e che avevano preso di mira un carabiniere, e quel carabiniere, ve lo ricordate, non so se ve lo ricordate, indietreggiò a un certo punto inciampò pure di fronte al cassonetto. Quell'immagine lì non era una bella immagine, non era una bella immagine. Tutti si complimentarono col carabiniere perché poteva rischiare di fare molto di peggio, ma in un paese normale, in un paese, io penso che l'abuso di potere debba essere vero della polizia quando ha nei confronti dei cittadini degli atteggiamenti autoritari che non sono giustificati dal loro comportamento. Ma se uno dà un cazzotto a un poliziotto, se uno ha un coltello nei confronti di un poliziotto, se uno o di un carabiniere, il carabiniere come minimo prende, lo ammanetta e lo porta in carcere. No, non è che si può discutere. Invece in questo caso si discute perché il ganese, come giusto in un paese normale, avrà l'avvocato d'ufficio posto che non ha quattrini, che noi contribuenti pagheremo per poterlo difendere e per poter far sì che lui si difenda. Intanto ringrazio Titti che ha fatto un badge, Carlo Petrania, Ludovico De Donno, Teo Virgio, Antonio Puglisi, author, Andrea Chitarro, Elio Russ, come avevo già detto prima. Però voglio continuare su questa vicenda, cioè il punto fondamentale è che in un paese normale al signore con ganese che non ha la cittadinanza italiana, che cercava di fare del male delle persone, in una democrazia ci sono le difese d'ufficio
d'ufficio, e quindi è giusto che lui abbia un avvocato che lo difenda d'ufficio, perché è giusto, ha il diritto alla difesa. Però c'è un piccolo particolare, che il poliziotto, che ha uno stipendio non elevato, 1.500-1.600 euro al mese, scusatemi, non ha diritto all'avvocato d'ufficio, ma dovrà avere un suo avvocato che pagherà. Un avvocato cos'è? 1.000-2.000 euro? Ma a dire poco. Questi 1.000-2.000 euro a dire poco se li paga il poliziotto. Il poliziotto ne guadagna in un mese 1.000-2.000 euro, magari c'è la moglie, magari c'è i figli, magari la moglie non lavora più in questo momento. Allora io vi chiedo, come dice Pier Malese, il poliziotto ha fatto solo il suo lavoro. Ma secondo voi, adesso io ve lo dico francamente, secondo voi, se voi foste dei poliziotti, delle persone che, dei carabinieri, se voi foste sulla strada e la prossima volta beccate un ganese o qualcun altro con un coltello, voi avete due strade. La prima strada è quella di bloccarlo con le armi o con la violenza, perché la violenza si può rispondere con la violenza, soprattutto se è il poliziotto dall'altra parte a poterla subire. Beh, insomma, che fate? Gli rispondete con la violenza o dite conteniamo il problema, facciamolo scappare, come è successo con il carabiniere che fu violentato da quei ragazzotti indietreggiando? Quei ragazzotti non sono stati arrestati, stanno in giro e faranno vedere il video e diranno guarda come abbiamo ridicolizzato il carabiniere. Quindi insomma, probabilmente l'atteggiamento del poliziotto è che se avesse un po' di mente diciamo utilitaristica, nel futuro potrebbe dire scusatemi, io se questo sparo e faccio il mio dovere e sono qui e cerco di dare un beneficio alla società e sostanzialmente faccio il mio lavoro, cioè quello di difendere la collettività e dal possibile sopruso, vado a finire che mi devo pagare un avvocato e rinuncio a un mese di stipendio, perché questo è il concetto, cioè un 1.500 euro sono un mese di stipendio di un poliziotto e sono il costo di un avvocato. Oppure dice il poliziotto, ma sai che c'è di nuovo, ma chi se ne frega, come migliaia di burocrati che oggi dicono ma io non firmo, ma chi se ne frega di firmare, io non sparo. Cioè il poliziotto spara e rischia e sebbene gli va, ci sono stati 10 sostenitori con i miei badge e tra poco vi li ringrazio tutti quanti, però da una parte c'hai il poliziotto che deve avere l'avvocato perché ha fatto il suo dovere, e in futuro questa grande, gigantesca, toc toc, massa di burocrati italiani che non firma, ma perché se firma rischia l'abuso d'ufficio, rischia che ci sia la necessità di un avvocato. Cioè siamo in un mondo paralizzato, mortale. Questi stanno qui a dire diamo 300 milioni a Cinecittà, che è fatta da una serie di burocrati che ci faranno la piscina per le riprese sott'acqua. Sono ben contento per loro, ma il punto non è la piscina di Cinecittà per le riprese sott'acqua, è un paese morto in cui la burocrazia, anche quella che vuole lavorare, il poliziotto che vuole sparare, il poliziotto che voleva sparare ieri, voleva svolgere semplicemente il suo lavoro a nostra tutela, non a sua tutela, va bene? Che vuol dire che io non posso acquistare? Sebbene che siamo i paesi che spendono meno per le forze dell'ordine, purtroppo, ma non solo spendiamo di meno per le forze dell'ordine, ma quei pochi soldi che li spendiamo a cavolo. Ho sentito oggi Draghi che dice che dobbiamo cooperare con la Cina, vabbè, lasciamo perdere. Tanto Philip ha acquistato un badge, l'avvocato De Stefanis Rachele ha acquistato anche un badge, sono molti di voi che hanno acquistato il badge, vi ringrazio, che sono il modo di sostenere questa informazione, diciamo, un po' conservatrice, liberale, conservatrice, perché io sono liberale, io non penso che quel ganese deve marcire in galera, io penso che quel ganese debba avere un avvocato d'ufficio, ma un conservatore pragmatico liberale dice che il poliziotto che ha sparato non gli si apre neanche un'inchiesta, gli si stringe la mano e gli si dice grazie di aver difeso la collettività, questo gli si dice. Nel frattempo lo sanno in pochi. Cosa è successo qua a Genova? Qua a Genova un poliziotto è stato malmenato da un energumeno, importante che sia italiano, francese, ghanese, africano, e sta in ospedale. Ma avete sentito qualcuno che sta occupandosi di questo, scusatemi, di questo poliziotto che non potrà lavorare nelle prossime settimane? No, niente. Mi sto strozzando. Cioè, quello che voglio dire è che viviamo veramente in un mondo di pazzi. In un mondo in cui è tutto valido, in cui ci sono i calciatori che si inginocchiano per una causa che non è loro, cioè per un poliziotto americano che ha ucciso un afroamericano che non aveva fatto nulla, ma che l'ha ucciso in maniera disgustosa. Ma i nostri calciatori si inginocchiano per questo
per questo poliziotto, per questo afroamericano ucciso da un poliziotto a migliaia di chilometri di distanza e con una cultura completamente diversa, cioè quella della polizia americana, che diciamo non è leggera. Gli stessi carabinieri e gli stessi italiani non si rendono conto che, magari senza andare a vedere il caso Floyd in America, Black Lives Matters, oggi invece forse Police Lives Matters, per i quali i poliziotti italiani magari sono feriti a Genova e nessuno se li caga, e hanno bisogno di un avvocato per un processo a Roma perché hanno semplicemente fare il loro mestiere. È una roba pazzesca. Un toc toc sulla testa per far capire toc toc toc, bisognerebbe fare come il film di come si chiama, di, lo sapete, no? Quello di del commissario Girardi, a cui mi ispiro. Se il poliziotto si fosse girato dall'altra parte, che succediva? Dice Patti. Per non parlare dell'inginocchiarsi, io ecco esattamente quello che dicevo. I calciatori condividono il cervello con Fedez, Nicola, però non, che cos'è che non dire? Matters è matter, va benissimo. Grazie Nicola Porro di ricordare il caso di Genova. Eccolo qua, avvocato De Stefano. Serachele, aspetta, pensa un po', ci abbiamo proprio l'avvocato che, perché non ti colleghi qua a Instagram, avvocato? Grazie Nicola Porro di ricordare il caso di Genova. Assisto il poliziotto, 21 giorni di prognosi per una ferita da coltello e l'aggressore probabile che non pagherà perché è malato psichiatrico. Vediamo se riusciamo a beccare l'avvocato De Stefanis. Adesso svolgerla in questa diretta Facebook. Un abbraccio da Vignola. Avvocato, se ci sei, chiedi la possibilità di fare la diretta, perché eccola, avvocato. Ecco, buongiorno Nicola, grazie mille. Ma che combinazione, mi racconta questa storia di Genova? Ci racconta questa storia di Genova, avvocato, che ci sono già un sacco di persone che ci ascoltano. Con forza, piacere, avvocato. Guardi, è della scorsa settimana. Un ragazzo del reparto mobile era in servizio per una semplice assistenza di ordine pubblico, è stato aggredito alle spalle da un personaggio armato di coltello che ha mirato alla gola. Questo ragazzo è stato sveglio, combinazione era al telefono, quindi tra la sua gola e la lama si opponeva al suo braccio e si è salvato. Il ragazzo l'ha riaggredito urlando: la mia missione è quella di uccidere. Ha provato ad attingerlo all'addome e per fortuna sono intervenuti gli altri poliziotti del reparto a bloccarlo, altrimenti avremmo avuto un'ennesima vittima. E adesso, ma perché è una cosa che mi stupisce che non ne ha parlato, c'era un trafiletto sul secolo. Nessuno. Ma perché non ne parla? Ma che storia è? È una cosa incredibile. E le dirò di più, dottore. Io qualche contatto, anche ovviamente facendo tanto penale, con la stampa genovese lo ho. Pur sapendo che assistevo questo poliziotto, nessuno che mi abbia chiesto un'informazione. Quando è il contrario, ovviamente apriti cielo, no? Ci sono anche altri noti casi di suoi colleghi che sono rimasti coinvolti in attività di ordine pubblico, e c'è stata una campagna su determinate testate incredibile contro le forze dell'ordine. Senta, io questa cosa ne voglio parlare adesso, poi dopo ne voglio parlare oltre su questa diretta Instagram, secondo con me è moltissimo una cosa che piacere. Ne possiamo parlare a Quarta Repubblica, perché guardi, è una roba pazzesca. Ma anche l'altra cosa che mi ha detto un mio amico, diciamo poliziotto a Roma, è che adesso c'è una quantità di risse tra ragazzini e pazzi che girano, che non, forse Roma, non so se ma anche qualcosa a Genova ne hanno. Sono intervenuti il reparto mobile in diverse occasioni. C'è il problema della movida che si è acutizzato, direi, col discorso del lockdown. Assolutamente. Avvocato, mitica, è veramente incredibile questa combinazione, perché uno pensa che no. Io la seguo, quindi ho approfittato della assist e l'ho colto subito. Grazie. Perché purtroppo questi ragazzi non hanno alcun tipo di tutela, spesso anche l'amministrazione li abbandona. Perché questo adesso sta 21 giorni giorni con il suo bel taglio al braccio, e probabilmente l'aggressore, che per carità io non lo giustifico, perché probabilmente un malato psichiatrico, verrà fatto una perizia e tutto quanto, però alla fine chi rimane col cerino in mano sono sempre le forze dell'ordine, che incassano e niente, vanno a casa, si pagano magari l'avvocato, perché non tutti magari hanno un po' la missione che ho abbracciato, di sostenergli e di cercare di dare il mio contributo, e niente, se la devono asciugarsi le lacrime da soli. Pazzesco, avvocato. Vedo una bella foto.
dietro di lei, vedo. Sì, 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 eccoli qua. Sì, 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 assolutamente. Comunque sono a disposizione, dottor Porro, quando vuole, in redazione hanno i miei numeri e sarebbe davvero un onore e un piacere per portare avanti questo discorso, ecco, perché deve essere un messaggio che passa e le persone devono essere sensibilizzate. Grazie, avvocato, buon lavoro. A lei, dottor Porro, grazie. Arrivederci. Grazie, grazie. Fantastico. No, insomma, è incredibile come si fa qui adesso, vediamo. Stavo cercando di anch'io di... deve fare la X sopra a destra, secondo ecco me. Ecco qua. Eccoci qua, grazie Nicola a tutti quelli che pensano come te. Bravo avvocato, dice Barbara Roberta Parodi che ci sta scrivendo. Achille da Bologna, anche lui bravo avvocato. Intanto vediamo, ci sono 18 persone che hanno contribuito a questa diretta. Li saluto tutti, la Zugal, Beatrice Raveggi, Frabel 71, Philip Deb, rferrara.ing, Frusso 75, poi Rachele pure ha contribuito, Alberto Melilli, grazie Fra Palladini, Selina Carenne, Titti Ronconi e Carlo Petrania, Ludovico De Donno, Teo Virgio, Antonio Puglisi author e poi ripeto Andrea Chittaro e Elio Russ. Direi un abbraccio da Santa Margherita, Arianna, io sono da queste parti e un abbraccio a tutti quanti voi per questa diretta, diciamo, di Instagram un po' diversa rispetto a quelle che si fanno in genere. Chi cosa dice? Ha inviato una richiesta di partecipare, chi è? Mauro, adesso abbiamo finito, dai, saluti da Como, saluti a tutti quanti voi, ciao ragazzi. Buona giornata, a presto.